Non gli interessavano i soldi, il potere, e la sua non era solo una facciata, era uno stato d'essere profondo. Matteo Marzano viveva per gli altri, era una di quelle schegge impazzite del bene che Dio ogni tanto lancia su questa terra per far ricordare a tutti che la vita è dono, amore, e che si può essere felici anche senza auto di lusso, vacanze in posti esotici e sfoggio di benessere, al di fuori di ogni etichetta del consumismo che l'animo consuma. Mancherà il suo passo claudicante, il suo sarcasmo, il suo perenne ottimismo. Matteo ha chiuso il suo ciclo su questa terra, lì dove lo aveva iniziato, a San Domenico. C'era Don Claudio che lo aveva accolto da giovinetto, che ne aveva accolto l'ultima confessione. C'erano i suoi amici, quelli di sempre e quelli appena arrivati. C'erano i ragazzi della fattoria, quelli del servizio civile, c'era il mondo del terzo settore, del volontariato. Ciao Matteo, ti salutiamo con le parole di Don Pietro Rescigno, che sono di placido ardore e commovente speranza. Diciamo che ha vissuto un'altra delle sue, dei suoi momenti fondamentali di vita qui. Tutti i suoi momenti fondamentali li ha vissuti qui, questa è la sua casa, la sua comunità, e anche qui ha vissuto il momento forse più importante, più bello, quello di realizzare quello che ha sempre creduto, quello che, a cui, in cui ha sempre, si è sempre prodigato a fare, cioè incontrare quell'amore di Dio che lui ha cercato di testimoniare nella sua vita, avendolo imparato in questa casa, avendolo portato in tante case, e qui, in questa casa, la casa del Signore, ha voluto in qualche modo aprire quella porta in cui quell'amore l'ha incontrato faccia a faccia. Il sorriso di Don Pietro non deve tradire. È difficile. Oggi il Vangelo ci parlava dei tralci che vengono potati e abbiamo subito tante potature in questo periodo, in questi anni, e una di queste forti è stata proprio questa di Matteo. Che dire, se il Signore Gesù ci ha promesso che ogni potatura è portare frutto, più frutto, un frutto migliore, noi aspettiamo i frutti belli.